Nella scorsa lezione abbiamo visto le parti cellulari presenti nei tessuti connettivi, mentre nelle prossime lezioni, in questa, andiamo a trattare la sostanza intercellulare. Innanzitutto, la sostanza intercellulare è composta da due componenti macromolecolari. La prima è e fa parte, fanno parte delle fibre connettivali, ovvero le fibre di collagene, le fibre reticolari e le fibre elastiche. La seconda componente macromolecolare è invece la matrice amorfa, detta anche anista, poiché è priva di struttura istologica, di cui poi fanno parte i proteoglicani, che sono quegli aggregati sovramolecolari di proteine di supporto e di glicosamini ugliciani legati covalentemente, quindi ci saranno appunto anche i glicosamini ugliciani, e poi le glicoproteine. Ora, per capire meglio questa sostanza intercellulare, andiamo a vedere separatamente queste due componenti macromolecolari, partendo dalle fibre connettivali, che ricordiamo facevano parte collagene, fibre reticolari e fibre elastiche. Partiamo quindi dal collagene. Queste fibre di collagene sono proprio fatte da questa proteina, che è proprio la proteina costituente, che si chiama proprio collagene. In biochimica però il nome collagene non è strettamente utilizzato, poiché l'unità che forma proprio il collagene è definita tropo collageno, e il tropo collagene, o collageno come si vuole chiamare, rappresenta da solo circa il 10% del nostro corpo. Analizzando il gene che trascrive e traduce per il collagene, possiamo appunto analizzare la sua struttura primaria. Analizzandola, noi possiamo notare che questa struttura, da un punto di vista di conservazione nella scala filogenetica, comunque possiamo accorgerci che è una sequenza, questa struttura primaria è proprio una sequenza molto conservata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa proteina è così perfetta per come è che può avere delle piccolissime modifiche. Quindi il collageno che troviamo nell'essere umano o il collageno che troviamo in una medusa sono pressoché identici proprio come sequenza primaria della proteina. Quindi proprio da un punto di vista di diverse scale filogenetiche è una delle sequenze aminocidiche che è stata più conservata proprio perché non ammette mutazioni grandissime, anzi ammette mutazioni veramente piccole. Queste fibre di collagene possiamo dire che ovviamente sono costituite da proteine e inoltre appaiono affini ai coloranti acidi nei preparati istologici e sono di conseguenza acidofile. Infatti in microscopia ottica noi possiamo osservarle con una colorazione rosa usando leucina, invece con una colorazione blu se invece utilizziamo un colorante acido della miscela tricromica di Mallory. Guardando proprio attraverso il microscopio è abbastanza facile capire il calibro delle fibre di collagene, però è più difficile capire la loro lunghezza. Infatti, specialmente in sezioni istologiche dove le fibre di collagene non sono parallele fra di loro, possiamo magari determinare quella che è la sezione, mentre non riusciamo a capire bene quale è la lunghezza. Comunque, queste fibre possono avere un decorso lineare o anche leggermente ondulato. Fatto sta che in alcuni tessuti connettivi si va proprio a osservare maggiormente un aspetto ondulato, con queste fasi positive e negative. Anche lo stesso calibro delle fibre può subire delle grandi differenze da un punto di vista di grandezza. Infatti si possono osservare anche delle fibre che possono magari essere di dimensioni minute ed altre che possono raggiungere anche calibri più grandi, fino a 10-12 micrometri. Comunque, se dovessimo osservare proprio al microscopio ottico una fibra di collagene, noi ci accorgiamo che è formata da dei fascicoli, quindi ci sono delle fibrille di collagene che formano queste fibre di collagene. E queste fibrille sono, diciamo, visibili al limite della capacità di questo microscopio ottico. Perché? Proprio perché si attestano sugli 0,2-0,5 micrometri, quindi è letteralmente sulla lunghezza d'onda della luce, di conseguenza sono visibili al limite. Quindi se vogliamo effettivamente andare a vedere se queste fibrille sono costituite da altro, non dobbiamo più utilizzare un microscopio ottico, bensì un microscopio elettronico, che quindi utilizza delle particelle che hanno una frequenza molto più fitta, diciamo, molto più alta, e di conseguenza ci permette di andare a vedere anche aggregati molecolari con grandezze inferiori agli 0,2 micrometri. Quindi andiamo ora a prendere il microscopio elettronico a scansione e a vedere queste fibrille di collagene, non più le fibre, bensì quelle che formano le fibre, ovvero le fibrille di collagene.
E se le andiamo a vedere con un microscopio elettronico a scansione, vediamo che hanno un aspetto tridimensionale. Se andiamo ad ingrandire ulteriormente questa immagine, ci accorgiamo che queste fibrille di collagene sono costituite a loro volta da dei fascicoli, da delle strutture filamentose ancora più piccole, che sono ovviamente in questo caso visibili solo tramite microscopia elettronica. Queste componenti filamentose che formano le fibrille sono chiamate microfibrille di collagene e hanno un calibro che varia dai 20 agli 80 nanometri, che quindi sono ben al di sotto del limite che erano gli 0,2 micrometri, ovvero i 200 nanometri che costituiscono appunto il limite della lunghezza d'onda della luce. Quindi le microfibrille che formano le fibrille che formano le fibre di collagene, se le osserviamo a microscopia elettronica ed ottica, ci accorgiamo che presentano un'estrema regolarità molecolare. Questo crea delle aggregazioni paracristalline di queste singole molecole di tropo collagene. Il fatto che ci sia questa estrema regolarità molecolare è proprio derivato anche dalla loro composizione aminoacidica che è ripetitiva. E quindi diciamo che gran parte proprio della lunghezza di queste proteine è derivata appunto dalla parte aminoacidica, che essendo ripetitiva andrà a creare proprio un pattern estremamente regolare di questa molecola. E cosa provoca questo pattern estremamente regolare se non la formazione di un'aggregazione magari paracristallina? Diciamo che rende anche questa molecola, oltre che acidofila, questa è per causa della composizione degli amminoacidi, anche birifrangente o anisotropa. Come mai? Allora, possiamo dire che questa birifrangenza è una proprietà tipica delle strutture cristalline quando vengono colpite dalla luce, una determinata luce che è quella polarizzata. La luce polarizzata è semplicemente composta da un solo piano di vibrazione della lunghezza d'onda e quando colpisce un campione cristallino viene scomposta in due componenti ortogonali. Quindi la birifrangenza può essere visualizzata al microscopio polarizzatore, dove è presente un prisma polarizzatore che agisce come un filtro e quindi consente solamente il passaggio della luce parallela magari alla maglia della struttura del cristallo. Di conseguenza, quando abbiamo magari delle fibre di collagene che sono birifrangenti, queste appaiono luminose su uno sfondo scuro al microscopio polarizzatore. Per capire un po' meglio questa situazione, abbiamo detto appunto che il collagene è una struttura anisotropa, ovvero anisotropo vuol dire che le sue proprietà fisiche dipendono dalla direzione secondo cui si analizza. Quindi, essendo che ha una disposizione molto organizzata questo collageno, ci sarà un fenomeno, ripeto, chiamato birifrangenza. Vuol dire che la velocità di propagazione della luce attraverso il collageno dipende proprio dalla direzione della luce rispetto alla direzione delle microfibrille. Essendo che la disposizione è molto organizzata, su una componente ci sarà una determinata velocità di propagazione della luce. Su un'altra componente, magari verticale, orizzontale, comunque su un altro piano, ci sarà un'altra velocità di propagazione della luce. E quindi abbiamo caratteristiche fisiche di questo collagene che sono diverse, proprio grazie alla sua disposizione molto organizzata. Un conto è se vado magari a effettuare forze di trazione, un conto è se vado ad effettuare forze di compressione su questa fibra, essendo cioè la sua disposizione molecolare molto ordinata. Avrò caratteristiche fisiche diverse rispetto al piano che vado ad analizzare. E se ho caratteristiche fisiche diverse, avrò anche questo fenomeno chiamato birifrangenza, che dipende dal cambiamento della velocità di propagazione della luce rispetto al piano considerato. Luce polarizzata che non è altro che una luce che vibra in una ben precisa direzione. Questa vibrazione è indipendente dalla lunghezza d'onda, quindi non è che magari mi va a determinare il colore, semplicemente è proprio l'orientamento, la direzione secondo cui questa luce vibra. Questa vibrazione deve essere, diciamo, intesa come un comportamento ondulatorio, infatti la luce è un'onda, ed è dimostrabile come la luce è un'onda tramite le equazioni di Maxwell. Infatti noi possiamo andare a scrivere le quattro equazioni di Maxwell, quindi partiamo dalla prima, questa è la prima equazione di Maxwell, dove abbiamo innanzitutto il rotore di un campo vettoriale, in questo caso il campo elettrico, è uguale a una variazione temporale di un campo magnetico
sul tempo e poi abbiamo il segno negativo. Allora, innanzitutto il rotore del campo elettrico, comunque di un campo vettoriale, rappresenta come il campo elettrico cambia nello spazio. E per calcolare questo rotore, il campo vettoriale, basta calcolare le derivate parziali, quindi sull'asse x, y e z, delle componenti proprio del campo vettoriale, che ricordiamo campo elettrico in questo caso. Questa equazione ci sta semplicemente dicendo che il rotore del campo elettrico può essere generato da una variazione temporale di un campo magnetico. Questo significa che un cambiamento nel flusso magnetico attraverso una superficie induce una forza elettromotrice in un circuito posto all'interno di questo campo magnetico che risulta variabile. Allora, per capire meglio, diciamo, questa prima equazione di Maxwell, dobbiamo andare a capire anche l'induzione elettromagnetica di Faraday e di Lenz. Allora, innanzitutto Lenz dice che quando c'è una variazione di flusso magnetico, quindi abbiamo una variazione di flusso che è B per S per cosina alfa, abbiamo la formazione proprio di una forza elettromotrice. Questa forza elettromotrice cosa fa? Genera a sua volta una corrente. Infatti la corrente che genera questa forza elettromotrice viene detta proprio corrente indotta, poiché generata da questa FEM. E questa corrente che è stata indotta da questa forza elettromotrice avrà una direzione che è opposta alla corrente che aveva generato lo stesso campo magnetico. E quindi si genererà un campo magnetico a sua volta, che è indotto proprio da questa corrente indotta, che si oppone alla variazione del flusso magnetico di partenza. Questo, diciamo, è un concetto simile a quello delle sciatterie. Infatti, in molti sistemi fisici e chimici possiamo incontrare magari dei fenomeni di resistenza che cercano magari di ripristinare proprio un equilibrio, ecco, e quindi stabilità, secondo proprio le leggi di conservazione dell'energia. Quindi, proprio come una corrente aveva generato il campo magnetico di partenza, così facendo, appena è presente una variazione di flusso magnetico, si genererà una forza elettromotrice che quindi andrà a indurre la formazione di una corrente indotta che andrà a indurre a sua volta la formazione di un campo magnetico indotto che si andrà a opporre alla variazione del campo magnetico originante per proprio formare, per andare a ripristinare uno stato di equilibrio. Poi è logico che lo stesso ragionamento lo possiamo applicare alla forza elettromotrice, quindi la forza elettromotrice che si è formata diciamo che verrà indurrà un'altra forza, detta forza controelettromotrice, che si oppone alla forza elettromotrice e così via. Quindi questo ragionamento diciamo si itera fino a quando proprio si raggiunge uno stato di equilibrio. Poi, se vogliamo andare a capire meglio come si genera proprio la FEM, allora possiamo riferirci alla legge di Faraday. La legge di Faraday ci spiega proprio che la forza elettromotrice è ovviamente diciamo che si genera rispetto alla variazione del flusso nel tempo. Il segno meno indica semplicemente che è al verso opposto rispetto appunto alla tensione di partenza che ha originato poi il flusso. Allora, in termini pratici, la forza elettromotrice non è altro che quella forza che spinge gli elettroni attraverso un circuito e quindi genera di conseguenza una corrente. Perché se io ho degli elettroni a livello di un circuito e la forza elettromotrice è quella forza che li spinge, il movimento degli elettroni andrà proprio a formarmi quella che è la corrente. Quindi una forza elettromotrice induce una corrente, questo lo abbiamo capito. Però magari questa definizione è la stessa di quella della tensione, no? Infatti la tensione è una differenza di potenziale fra due punti in un circuito elettrico e quel potenziale rappresenta semplicemente l'energia disponibile per ogni elettrone che si muove all'interno del circuito. Possiamo capire che sono esattamente gli stessi concetti. Quindi, quando ci riferiamo alla forza elettromotrice, ci stiamo riferendo ad una tensione che si oppone a quella di partenza. Se poi vogliamo essere più precisi, possiamo dire che il lavoro della forza elettromotrice equivale alla differenza di energia potenziale tra la posizione iniziale, tra la posizione finale e iniziale, di conseguenza equivale alla tensione. Capito questo e quindi capita la prima legge di Maxwell, possiamo passare alla seconda legge di Maxwell, che è questa. Allora, questa legge di Maxwell viene detta legge di Ampère Maxwell proprio perché deriva dalla legge di Ampère. Allora, noi innanzitutto la scriviamo. Ok, questa qua è la legge di Ampère Maxwell
deriva proprio dalla legge di Ampère, che è questa. Il punto è che vediamo che Maxwell ha aggiunto questi parametri. Come mai? Allora, la legge di Ampère non era completa. Infatti, ci sono, da un punto di vista reale, delle cose che, proprio da un punto di vista pratico, ci fanno rendere conto che è una legge che non è, diciamo, correttissima. Infatti, secondo proprio la formula, della circolazione del campo magnetico in un percorso chiuso, questa è proporzionale alla corrente che attraversa quel percorso. E nel caso di un condensatore in stato stazionario non è presente corrente, e di conseguenza Ampère prevedeva anche l'assenza di un campo magnetico. Il punto è che sperimentalmente questo campo magnetico era presente, e quindi Maxwell decise di correggere l'equazione di Ampère aggiungendo questo parametro. Inoltre era anche presente quella che abbiamo detto ora, si chiama paradosso del condensatore. Comunque questa equazione, quella di Ampère-Maxwell, ci spiega che in un campo magnetico circolante, questo campo magnetico circolante può essere influenzato sia dalla presenza di correnti elettriche, ma anche dalla variazione temporale del campo elettrico. Giusto per essere precisi, il mu0 è la permeabilità magnetica nel vuoto, ovvero è quella proprietà di un materiale di essere attraversato da un campo magnetico, e dato che io lo moltiplico per J, che è questa densità di corrente elettrica, possiamo comprendere che proprio è presente una diretta influenza fra il campo elettrico e il campo magnetico, ma questo l'avevamo già visto, magari, e l'avevamo già capito dalla prima legge di Maxwell, quando poi abbiamo visto Lenz e Faraday. Epsilon 0 invece è proprio la costante dielettrica nel vuoto e rappresenta la misura di quanto un materiale consente l'accumulo di carica elettrica in risposta a un campo elettrico. Quindi, secondo questa formula, abbiamo una, diciamo, un'equazione che ci spiega che il campo magnetico circolante può essere influenzato sia dalla presenza di correnti elettriche, ma anche dalla variazione temporale del campo elettrico. Allora, questa è la seconda legge di Maxwell. Passiamo alla terza. La terza è questa. Allora, innanzitutto due sono vettoriali, le altre due sono scalari, quindi in una avremo il rotore, nell'altra invece avremo la divergenza. E ora andiamo anche a spiegare il perché. Fatto sta che prima scriviamo la terza equazione di Maxwell, che è questa qua. Allora, quella che ho scritto è la legge di Gauss nel campo elettrico, dove abbiamo la divergenza del campo elettrico che viene uguagliata a quella che è la densità di carica, che è questa, fratto di nuovo la costante dielettrica. Innanzitutto, prima di andare avanti, capiamo che cos'è questa divergenza. Poiché abbiamo parlato di rotore, ora parliamo di divergenza, vediamo magari lo stesso simbolo, solo che prima era rapportato a una quantità vettoriale, mentre ora è scalare. Allora, la divergenza di un campo, o comunque vabbè, di un campo vettoriale rappresenta quanto questo campo vettoriale, in questo caso elettrico, si espande o si comprime in un determinato punto. Il punto è: qual è la differenza tra divergenza e rotore? Nella divergenza abbiamo appunto, proprio per calcolare la divergenza di una forza, andiamo a fare la divergenza della forza è uguale alla derivata di fx su appunto derivata di x più derivata di f di y su y e così via, no? Quindi andiamo magari a trovare dei valori che possono essere la divergenza della forza può essere maggiore di 0, la divergenza della forza può essere uguale a 0, la divergenza della forza può essere minore di 0. Nel caso sia maggiore di 0 il campo vettoriale si sta espandendo, nel caso sia uguale a 0 diciamo che senza sorgente, quindi non si espande, non si contrae, mentre nel caso sia minore di 0 abbiamo appunto una contrazione di questo campo vettoriale. Nel caso invece del rotore, noi ci troviamo a parlare magari di versori. Infatti possiamo incontrare I, J e K, che sono questi versori, e rappresentano cioè è una rappresentazione semplicemente dei vettori tramite questi versori. E grazie a questa rappresentazione di un vettore tramite dei versori, che alla fine poi rappresentano gli assi, riesco ad orientare il mio vettore secondo lo spazio e di conseguenza con questo rotore io calcolo proprio la tendenza di un campo vettoriale a ruotare attorno ad un punto. Quindi è ben diverso, mentre magari da un punto di vista del rotore calcolo
calcolo la rotazione del campo vettoriale attorno ad un punto da un punto di vista della divergenza, io invece calcolo la contrazione o l'espansione di questo campo. Fatto sta che questa terza legge di Maxwell, che è la legge di Gauss per il campo elettrico, ci spiega che la divergenza di un campo elettrico è proporzionale proprio alla densità di carica che è presente in quel punto. Questo vuol dire che il flusso di un campo elettrico attraverso una superficie chiusa è proporzionale alla quantità di carica che è racchiusa. Passiamo alla quarta legge di Maxwell, dove abbiamo nuovamente una divergenza però di un campo magnetico che equivale a zero. Questa è la legge di Gauss proprio del campo magnetico e a differenza del campo elettrico, la divergenza, possiamo vedere proprio che la differenza del campo elettrico, la divergenza di un campo magnetico è sempre uguale a zero. Questo poiché non esistono dei punti magnetici da cui originano dei campi magnetici, cosa che invece è riscontrabile proprio, per esempio, nelle cariche elettriche. Infatti delle cariche elettriche originano campi elettrici. Questo significa che nel caso del campo magnetico questi punti magnetici, queste cariche magnetiche non esistono e quindi avremo semplicemente delle linee di campo magnetiche che non irradiano o convergono, bensì si chiudono formando dei circuiti chiusi. Comunque, queste quattro equazioni di Maxwell ci fanno capire quanto siano simmetriche questi campi elettrici e magnetici, ovvero come questi fenomeni siano dipendenti e collegati fra di loro. Se noi andiamo a introdurre nelle equazioni di Maxwell K uguale a omega su C, e come facciamo a introdurlo? Lo possiamo introdurre proprio per il fatto che C è uguale a 1 su radice di mu 0 per epsilon 0, e facendo anche delle manipolazioni algebriche vado ad ottenere delle equazioni delle onde per il campo elettrico e per il campo magnetico. Fatto sta che per il campo elettrico ottengo questa equazione di onda e questa equazione di onda ha un parametro che è proprio il coseno e dato che io lo vado ad esprimere secondo la posizione e il tempo, avendo un parametro che è il coseno, ho una funzione che è oscillatoria e quindi la posizione nel tempo rispetto, appunto la posizione rispetto al tempo magari del fotone, posso vedere che ha una funzione ondulatoria e di conseguenza è per questo che magari sia per il campo elettrico sia per il campo magnetico stessa cosa, infatti per il campo magnetico abbiamo appunto la stessa equazione che è questa. In questo modo riesco appunto a provare la natura ondulatoria di magari dei fotoni, ma anche del campo elettrico o campo magnetico stesso, che hanno natura ondulatoria. Ritornando comunque alla microscopia, abbiamo detto che, ora abbiamo capito che questa luce appunto ha una natura ondulatoria, quando questa luce polarizzata colpisce un materiale, a causa di queste differenze strutturali, la velocità di propagazione della luce polarizzata cambia. E cambia proprio in base alla difficoltà del passaggio rispetto ai piani che noi consideriamo, e questo causa la separazione del fascio di fotoni, perché se una componente verticale ha più difficoltà rispetto alla componente verticale, cambiando la velocità di propagazione della luce, io vado proprio a scomporre un fascio di fotoni. Quindi genero, grazie a queste proprietà anisotrope e birifrangenti, di conseguenza anche del collageno, andandolo a colpire con questa luce polarizzata, ottengo due fasci di fotoni che hanno caratteristiche diverse. Il punto è che le caratteristiche diverse che ottengo grazie alla propagazione della luce dei fotoni rispetto al collageno sono dei parametri fondamentali. Infatti, proprio andando a calcolare l'indice di rifrazione, che è un parametro dimensionale che rapporta la velocità della luce nel vuoto con la velocità della luce nel materiale, e calcolandolo per entrambi i fasci di fotoni, posso poi sottrarli e ottenere quella che è la differenza di indice di rifrazione. Questa differenza di indice di rifrazione è molto utile perché permette di generare le immagini di contrasto che vediamo al microscopio. Quindi, grazie a questa differenza di indice di rifrazione, io posso magari andare a calcolare lo spessore di questo filamento che ho attraversato, ma anche la composizione, perché l'indice di rifrazione ci danno anche delle indicazioni sulla tipologia di materiale che stiamo andando ad analizzare. Avrò indici di rifrazione diversi rispetto ai materiali che analizzo. Di conseguenza sono, oltre appunto per lo spessore, ci danno anche indici, oltre
sulla composizione, ma anche sull'orientamento di queste fibre. Orientamento proprio per il discorso precedente, in base a dove analizzo il campione, in questo caso punterà il collageno, avrò degli indici di rifrazione diversi. E quindi nuovamente torniamo al discorso di prima, e quindi queste proprietà birifrangenti del collageno sono essenziali proprio per riuscire a visualizzarlo al microscopio.